Salute. Salute. Allora, siete una band italiana eppure suonate come una band oltreoceano, avete un approccio musicale estremamente moderno. Quali sono le band che vi ispirano di più e che tipo di approccio compositivo avete per i vostri pezzi? Possiamo rispondere al contrario, cioè l'approccio compositivo è assolutamente improvvisativo, caotico, non c'è un progetto. Prima, l'unica cosa che facciamo prima di suonare è preparare dei campioni ultimamente, cioè campioniamo dei dischi, frammenti, soprattutto frammenti molto brevi, loop, e poi da quelli partiamo per scrivere. Per quanto riguarda i gruppi di riferimento, ci hanno detto molto gli Animal Collective, alla fine ci piacciono, però di riferimento, se devo pensare alla scrittura di questo disco, avevo abbastanza la fissazione per Mia in quel periodo. E che altro può averci ispirato? Ma in generale rispetto al passato soprattutto è cresciuto l'interesse verso la musica diciamo nera, black, soul oppure ritmica. Sì. Sicuramente ha influito molto di più su questo disco rispetto a quelli precedenti. Sul cantato mi è venuto in mente l'effetto di ispirazione che ogni tanto avevo ed era Arthur Russell, il modo suo di cantare, questa melodia a sviluppo libero che ho improvvisato durante le sessioni così, le jam session, e poi ho cercato di conservare anche nel disco. Quindi a volte si trovano cantati lunghi 30 secondi, che cambiano in 30 secondi sempre. Immagino che la scelta dell'inglese per i vostri pezzi, come avete detto, è obbligata anche dai vostri riferimenti. Però anche molte band italiane hanno iniziato a cantare in inglese e poi hanno fatto il passaggio in italiano. C'è questa possibilità prima o poi per i Dream to Me oppure no? Diciamo che l'inglese non è mai vissuto come un obbligo, è stata una scelta all'inizio un po' di comodo perché sicuramente l'inglese ha metriche molto più adattabili alle linee che vengono fuori dalla melodia, in particolare ha tanti monosillabi, parole che in un monosillabo riescono a dire molto di più, in italiano è soltanto congiunzioni, preposizioni, quindi è un pochino più difficile, poi tutto è possibile. Però l'italiano è sempre stato, io l'ho sempre pensato come un'opportunità, cioè una possibilità fattibile e penso che in futuro si potrebbe sperimentare. Non è ancora deciso, anche perché io sto lavorando in un progetto solista, adesso in italiano, quindi fare anche i Dream to Me subito in italiano sembra veramente molto simile, quindi probabilmente faremo passare del tempo se vediamo che la cosa si sviluppa in maniera differente, organicamente, proprio musicalmente differente, allora anche i Dream to Me potrebbero provarci. L'italiano è comunque non è un tabù. Brasil è stata la vostra rivelazione, mentre esse vi ha consacrati definitivamente. Qual è stato il percorso evolutivo che avete seguito musicalmente dal 2008 ad oggi? Ma sicuramente dal 2008 innanzitutto c'è stato prima un disco prima di Brasil che era Don Pedro più organico ed era molto più chitarristico, diciamo. C'era molto più new wave, molto più noise. Poi con Brasil abbiamo fatto una virata già più psichedelica, con più ritmiche magari afro impiantate in una musica totalmente diversa. Meno chitarra, meno chitarra. La chitarra ha iniziato a svanire e con esse definitivamente è sparita dai nostri dischi la chitarra e hanno preso piede i campionatori, questi nuovi giocattoli che abbiamo scoperto nel frattempo appassionarci molto, e quindi diciamo che c'è stata una virata più elettronica, ecco, perché nonostante sia elettronica è suonata, facciamo tutto dal vivo, quello che sentite nel disco lo suoniamo effettivamente, ci sono le parti di batteria elettronica di Roberto con le sue manine e le bacchette su un sampler, e appunto sì, diciamo che da Brasile ad oggi c'è stata molto più elettronica e molto più campionatoria.
Avete dichiarato che non riuscite a campare soltanto di musica e quindi farete anche altri lavori. Volevo capire di cosa vi occupavate per sbarcare il lunario e quanto può essere stancante per voi che fate anche un altro lavoro, attraversare la penisola nei weekend per portare la vostra musica in giro. Allora sì, ovviamente non riusciamo a vivere di musica e quindi abbiamo tutte delle altre attività, anche se lavori è una parola forse un po' troppo importante. Carlo è uno dei massimi esperti mondiali in scienze dei materiali, in particolare nella viscosità del calcestruzzo, e insegna all'università e fa dei progetti importantissimi che salveranno la città di Venezia probabilmente. Francesco fa il grafico freelance e io e Marco non facciamo niente di... Come no, io faccio musicista. Marco fa il musicista, bello lui. Io non lavoro, non faccio nient'altro. E io faccio il guardarobiere o il barista o sto alle tessere in un locale a Bologna 2 giorni a settimana. Di essere stato fatto anche un disco di remix a cui hanno partecipato artisti come Casa del Mirto oppure Luca De Giulis Haircut. Da dove è venuta fuori l'idea per un lavoro del genere, cioè per un disco di remix? Ma è stata una coincidenza tra la nostra intenzione di remixare tutto il disco, che per me era potenzialmente tutto remixabile, e delle richieste che abbiamo avuto. Qualcuno l'abbiamo contattata noi, altri invece ci hanno chiesto di fare il remix. E poi Anippa ha deciso di prendere qualcuno di questi pezzi e fare questo disco. Una produzione assolutamente al di fuori di quella che era loro la programmazione, no? E quindi alla fine ho avuto fuori questo dischetto. Con 5 pezzi. A me piace proprio l'idea del remixare i pezzi. Nel senso che poi ultimamente soprattutto hanno preso una forma che si presta molto, molto a strutture abbastanza ritmiche, modulari, quindi ci puoi giocare tantissimo. E poi secondo me più si va avanti nel tempo come gruppo, più vedo che ci avviciniamo sempre di più al ballabile. Dance floor! Che poi voglio dire, cioè, in maniera abbastanza trasversale, però non abbiamo mai voluto fare la cosa più facile, cioè fare musica in cassa dritta, perché ci sembrava troppo facile. Quindi stiamo andando verso il ballabile attraverso altre strade. Strade secondarie, ma più interessanti forse. Quindi magari prendendo i moduli del ragamuffin o cos'altro, della dubstep ma lontanamente, insomma qualche scheletro ritmico da lì e da là, dall'hip hop, Afrobeat, queste cose qua, e cercare di personalizzare, quella è l'idea, involontariamente facciamo. Siamo a dicembre, è tempo di bilanci e di classifiche. Innanzitutto, che effetto fa sentirsi nominati fra i migliori album dell'anno da varie riviste di settore? E poi quali sono stati i vostri album preferiti quest'anno? Se riuscite a nominarne uno straniero in italiano, altrimenti fate voi. La prima domanda, che effetto fa? Piacevole. Te l'aspettavate? Sì, nel senso che già abbiamo letto un sacco di recensioni, la gente diceva come i dischi più belli usciti quest'anno di sicuro, quindi un po' sì. Però fa piacere, di sicuro. Cioè ripenso, non so, suonavo 10 anni fa e pensare che avrebbero detto questo del nostro gruppo, sicuramente piacere. Comincio io con i dischi. Vai! Non mi ricordo il titolo del disco, ma quello di Grimes. E poi Visions. Visions. Italiani, Yuri Saiz. Double Soul degli Yuri Saiz. Io dico italiano, anche se non me l'ho preparato risposta. Dico dei Mr. Junkies. Sì. Uscito quest'anno? Sì. E si chiama? Si chiama Son of the Dust. Son of the Dust. E invece è internazionale, il primo che mi è venuto in mente è Dependent and Happy di Riccardo Villalobos, perché è un disco veramente fighissimo. Ci sono delle canzoni lunghissime e tutto tra virgolette nella cassa dritta che Francesco non trova interessante, ma che Villalobos riesce secondo me a rendere molto musicale e interessante. Ah già, che Carlo non parla, quindi tocca a me.
Ma di stranieri vorrei dire Scott Walker perché fa figo, ma invece dirò i Guilty Projectors con, come si chiama il disco? Swing Low Magellan, perché contiene veramente tutto quello che per me è un disco pop non scontato, con dei lati scuri e dei lati chiarissimi, molto interessante. E in italiano me li hanno rubati loro. Che devo dire? Non mi viene in mente niente. Forest è uscito l'anno scorso, forse. Allora, avete già qualche idea per il nuovo album? Cosa dobbiamo aspettarci dal seguito di S? Questa è una bella domanda, nel senso che non abbiamo idea di cosa verrà fuori. In realtà di materiale ne abbiamo già. Abbiamo avuto un po' di pausa dai concerti tra maggio e agosto. Abbiamo fatto. A maggio ci hanno cancellato un sacco di date perché di maltempo va, maltempi vari. Quindi. E ad agosto avevamo la possibilità di stare una settimana in ritiro e abbiamo registrato tipo un 50 improvvisazioni, una cinquantina di abbozzi, idee per canzoni, però assolutamente non sappiamo ancora, cioè per adesso è abbastanza coerente con esse e quindi la cosa un po', quindi pensavo che ci voglia ancora lavoro per tirare fuori, cioè il nostro obiettivo è sempre fare un disco diverso dall'altro. Quando entrano gli automatismi, allora diciamo no, va bene, dobbiamo vedere qualcosa di diverso. Quindi per adesso non abbiamo ancora idea di cosa succederà.